Forza, in genere quando uno dice forza tende a qualcosa che va verso l'alto, debolezza e coronavirus. Questo video fa parte di una serie di video, visioni, comunicazioni, espressioni, emozioni, pensieri, parole. Fa parte del momento in cui vivo, che è il tempo del coronavirus, che non si sa quando finirà, si sa più o meno quando è cominciato e ci siamo proprio dentro. Allora, perché dico forza, debolezza e coronavirus? Perché leggendo così su internet ho letto delle cose che tra di loro non vanno d'accordo. Ad esempio, qualcuno autorevole dice che è una fake news, poi perché non parliamo l'italiano, una notizia infondata, sbagliata, dire che la vitamina C contrasta il coronavirus. Invece è vero, non è che la vitamina C va contro il coronavirus, la vitamina C è un antivirale, visto che il coronavirus è un virus, quindi antivirus, che rinforza il sistema immunitario. Quindi cosa vuol dire forza? Forza vuol dire avere una struttura, un organismo organizzato in modo biologico, ecologico, consapevole. Di modo che tutto l'esterno, quando attacca, parassiti, funghi, germi, batteri, microbo è la parola più bella perché micro vuol dire piccolo. Uno non se ne accorge, è attaccato da un microbo. Sono quelli che girano armati con le guardie del corpo. E i microbi? Allora, che cosa è successo? Che sono stati due episodi gravi tra il 1940 e il 1945. Due episodi, due fenomeni gravissimi. Allora, primo fenomeno grave di cui si parla spesso alla giornata della memoria è i campi di concentramento dove i nazisti tedeschi hanno sterminato, non si sa bene il numero, c'è chi dice 6 milioni, chi 5 milioni, però sicuramente hanno sterminato troppi esseri umani solo per il fatto che erano ebrei, che poi ne hanno fatti fuori 1 milione o 6 milioni. Chiaro che 6 milioni sono tantissimi. Secondo fenomeno di cui si parla molto meno è che a un certo punto il governo americano ordina a dei militari di sganciare due bombe atomiche, una su Hiroshima e l'altra su Nagasaki, su della popolazione. Non è che hanno sganciato le bombe atomiche su una base militare, su delle città, causando non solo la morte di quelli che erano lì civili, cioè nel senso che erano disarmati, ma anche dei giovani sopravvissuti che hanno avuto figli menomati per decenni perché le radiazioni avevano cambiato il loro DNA. A questo punto, se io dicessi che un uomo e una donna prima di avere un figlio dovrebbero farsi un test per vedere se non caricano il nascituro di malattie genetiche congenite, cioè cognome della nascita, cosa sono? Razzista, cosa sono? Estremista, cosa sono? Totalitario, dittatore. E però è così. Due bombe atomiche. E che cosa è stato fatto per la salute pubblica? Per il fatto che ci sono 800 milioni di persone che non mangiano tutti i giorni e quando mangiano mangiano poco e male, 8.000 bambini ogni giorno muoiono perché non hanno accesso
al cibo giusto e all'acqua potabile. Niente, niente. Ci sono ancora le bombe atomiche, anche in Italia, ad Aviano, nei sotterranei, nelle basi americane. La guerra è finita 75 anni fa e in Italia ci sono delle bombe atomiche. Sotto, 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 ma ci sono. In Italia. Perché il problema è la Russia. Il problema è la Russia. I cinesi hanno investito tantissimi soldi negli armamenti e hanno costretto gli indiani a rincorrere, perché state qui, magari non si sa, ma dal 1945 al 2020 sono state alcune guerre, poi si sono fermate tra Cina e India. Guerra. Ma per costruire più ospedali, dare a tutti gli abitanti acqua potabile, niente. Poi ci sono organizzazioni Nazioni Unite, FAO, Food and Agriculture Organization, Organizzazione Mondiale della Sanità. Perché non è stata studiata la possibilità di dare un'assistenza sanitaria, lasciamo perdere la reincarnazione, ma dalla culla alla bara, vorrai aiutare tutti quelli che nascono? Adesso col coronavirus ci sono alcuni politici nel mondo che dicono siamo in guerra. E no, è comodo dire siamo in guerra. Perché il coronavirus non ha dichiarato guerra a nessuno. Il coronavirus è un parassita, nel senso che cerca di entrare nel corpo di qualcuno e allargarsi. Quindi non è il virus, i virus. I virus. È come dire, siamo in guerra, niente sarà più come prima. Sta frase l'avevano già detta dopo l'11 settembre. Cos'è cambiato? È aumentato lo stress degli americani che si sono sentiti aggrediti a casa loro, ma che cosa è cambiato? Qua invece cambia perché? Perché secondo me il coronavirus, che fa parte dei coronavirus, che sono quelli che causano ogni anno i raffreddori. Per cui io mi ero chiesto negli anni, ma ogni anno ci sono malattie da raffreddamento, quindi quando la temperatura esterna è tra i 5 e i 12 gradi circa, c'è una certa umidità, il corpo tende a raffreddarsi, alcuni virus entrano attraverso la bocca, attraverso il naso, anche attraverso le orecchie, attraverso il contatto, attraverso l'aria, il respiro, la espirazione, entrano e si chiamano coronavirus. E ci sono stati ogni anno migliaia di morti così. Ma allora come fanno loro a sapere, a fare il vaccino? Sembra che uno gli telefona e fa guarda che arriva il coronavirus 25. Più o meno i coronavirus si assomigliano, per cui fanno un vaccino che attacca un certo tipo di coronavirus. Questo del 2020, che però l'hanno chiamato 2019, è diverso, è più forte, più aggressivo, si moltiplica. Ma secondo me che cos'è? È una goccia che fa traboccare il vaso. Allora, che cos'è il vaso? Il vaso è, ecco, forza, debolezza, coronavirus. La maggior parte delle persone, è vero che vivono 10 anni di più di qualche anno fa, ma i 10 anni o i 20 anni che vivono di più. Andiamo a prendere una persona che ha 50 anni. Prendiamo la categoria dai 60 in poi. Ma come stanno messe? Deboli. Quindi il vaso è pieno, basta che arrivi una goccia che trabocca. I tibetani mi hanno insegnato per risparmiare sul riscaldamento basta coprirsi le ginocchia. Voi mi dite, ma cosa fai lì? Vabbè, l'età, ma loro mi hanno insegnato che tenendo al caldo le ginocchia e i piedi, il corpo
ha bisogno di meno calore, invece dalla parte su, se è un po' più fresco, è meglio. Quindi bisogna riscaldare da sopra, dal quarto chakra in giù, se stai seduto, no? Poi ti muovi, vedi, io vi muovo, faccio exercise. E poi è dedicato a te se sei solo, perché in molti video, chiamiamoli prima del coronavirus per dire, c'erano molti amici. Ultimamente c'erano alcuni che abitano vicino, Tea, Ludmila, Francesco, il regista, perché se non c'è lui qua, non ho trovato ancora una telecamera che mi filma, e arriverà, che fa tutto da sola, no? Tipo il robottino. Andiamo in onda? Sì. Quindi forza, debolezza, coronavirus. E la debolezza è quella del sistema immunitario. Fanno le sigle, PNEI, che vuol dire? Psiconeuroendocrinoimmunologia, è un dato di fatto. Ma allora qual è il dato di fatto? Dov'è che ci sono più morte? Dove la goccia fa traboccare il vaso? Dove c'è una città inquinata da polvere sottili, smog, dove c'è gente che fuma, beve alcol. Dando un'occhiata ai giornali, c'è una vegana che ha detto che i vegani non si ammalano. Non è che non si ammalano, sono un po' più forti come sistema immunitario. Tutti si ammalano, tutti moriremo, ma quando e come? Chi mangia gli animali è più esposto all'assorbimento passivo di sostanze tossiche. Lasciamo perdere, come ho detto in innumerevoli video, la questione spirituale, uccidi altri esseri viventi, sei violento. Proprio scientificamente, adesso, dall'inizio del coronavirus, ho visto che i consumi di carne sono diminuiti anche in Cina. Hanno cominciato prima in Cina a dire no alla selvaggina e adesso sono diminuiti. Quindi i polli, i prosciutti, i maiali, i bovini sono tutti allevati in modo industriale. Che sembra una parola positiva, allevamento industriale, vuol dire allevamento violento e crudele. Quindi se sei solo, ti dico alcune riflessioni. Ho visitato vari ospedali, non ho mai visto un letto matrimoniale, quindi non ho visto neanche bar matrimoniali. C'è un momento, quando sei ricoverato, lo dico per esperienza, o quando ti metti in una bara in cui sei tu e tu, puoi riflettere, sei tu e tu. Il primo ricovero non si scorda mai, non so chi l'ha detto, l'ho detto io. Allora, poi dico se è il primo amore, ma anche il primo ricovero. Dunque io facevo la seconda media, ero paralizzato a letto, dolore pazzesco, proprio. Allora i miei genitori, spaventati, chiamarono un luminare che per andare, mettermi un dito sulla pancia e dire ricoverare subito peritonite, ha voluto 150.000 lire, che era uno stipendio di un impiegato medio. Ha avuto uno stipendio. Io ho sentito questo che ha detto un nome che io non conoscevo, peritonite, mi sono risvegliato e ho visto una roba di un cerotto enorme, ma avevano operato di peritonite. Ho approfittato di quel ricovero per stare a casa e ho un quaderno, ho scritto la storia di una tribù che viveva vicino a un fiume con una montagna sacra piena di cristalli, eccetera. E poi ho perso sto quaderno perché poi sono... Però la storia è tutta qua,
Ho vissuto 2 anni e mezzo in Georgia, dove c'è Stone Mountain, che era piena di cristalli, però gli spagnoli l'hanno scambiata per diamanti e li hanno portati via. Per cui di notte questa stone, questa pietra enorme nella pianura, al sole di giorno o di notte, luna piena, brillava perché era tutta piena di cristalli. È stata piena di cristalli per milioni di anni, poi arrivati gli spagnoli, saccheggio. Quella tribù erano i Cherokee, quindi io, grazie agli oppiacei che mi hanno dato per la peritonite, perché io sono d'accordo, no alla droga, però quando tu devi tagliare uno, se non gli hai gli oppiacei, non è che mentre stanno per fare l'operazione arriva uno, fa no alla droga, e l'anestesista fa sente, cioè, ma poi non lo fanno entrare, no? Quindi gli oppiacei mi hanno fatto fare un viaggio nel passato, la tribù dei Cherokee. Tant'è, poi ho vissuto in Georgia. Poi io dicevo, prima o poi mi chiamo Georgia, andrò in Georgia, no? C'era anche un feeling, no? E quando ho incontrato uno dei capi Cherokee, Lupo Azzurro, mi ha detto: brother, where have you been all this time? Il fratello, dove sei stato tutto questo? Lui, Lupo Azzurro, che è un nome americano, Tom Goodman, è quello che ha fatto tutte le tende a cono del film Balla coi lupi, perché come discendenza Kevin Costner e il fratello che l'ho aiutato nella produzione del film sono sì di razza bianca, ma imparentati con i Cherokee. Infatti lo zigomo di Kevin, il naso, assomiglia, come lineamenti, fisionomia, assomiglia ai Cherokee. È un dato di fatto. Anche Val Kilmer, un altro attore. Altri ricoveri. E un altro ricovero è che vivevo a Kathmandu nel 1970, e nell'inverno 69-70 ero arrivato a Kathmandu via terra, era il mio secondo viaggio in India, e siccome c'erano carestie dove morivano molti bambini di fame nei villaggi, prendevano quelli che avevano 8-9 anni, li portavano al mercato della frutta e verdura e poi li lasciavano lì. E questi vivevano in un paio di templi abbandonati con i cani, abbracciati di notte coi cani. Allora io ho preso 4-5 bambini, li ho portati nella casa dove vivevo, perché non c'erano alberghi, c'erano i nepalesi che affittavano delle stanze nelle loro case. Io, essendo un italiano alto 1,72 m, 70 se sto leggermente curvo, riuscivo a entrare bene dalle loro porte. Degli americani dal 1,80 m in su, quando di notte si alzavano nel dormiveglia cercando di andare alla toilette, ripetevano l'invocazione che ricordo ancora dal 1969, 1970, oh my god! Io mi svegliavo di colpo, se qualche americano che si è alzato, è andato verso la porta, ha preso un colpo al terzo occhio, oh Dio mio! Poi un americano mi ha spiegato la differenza, perché loro ogni tanto dicevano oh my god. Oh my god è quando ti arriva una roba all'improvviso, invece quando assisti, non so, un incidente stradale, uno che ti regala $1 milione, dici Jesus Christ. No, cioè, ma hanno spiegato la differenza tra dire Jesus Christ. Quando qualcosa non si capisce cos'è, oh my gosh, dove sto gosh? O è una derivazione di Holy Ghost, gosh, no? Non chiedete agli americani cosa vuol dire, what does it mean, oh my gosh, però loro rispondono, oh my god, allora, no. Insomma, uno di questi bambini si è ammalato gravemente di febbre, poi questi si pisciavano addosso, quindi avevo messo dei materassini, poi avevo preso dei teli di plastica, perché sennò il materassino durava un giorno, insomma, mi sono messo a fare il piccolo babysitter.
uno si è ammalato di febbre, io l'ho portato all'ospedale, i medici mi hanno detto c'era un ospedale solo a Kathmandu a pagamento, ma te cosa te ne frega di questo? Ho detto, senti, cosa c'è? Dagli le medicine così. Io dopo una settimana mi sono svegliato una mattina a Kathmandu e ho visto un angelo. Ho visto uno con i capelli biondi, una barbetta bionda, gli occhi grandi azzurri, vestito con una tunica bianca. Era il mio amico Danny Beauvais, svizzero, che mi sembrava un angelo. Lui mi, beh, lì io no, però c'era molta gente che usava allucinogeni, LSD, marijuana, cioè, quindi se dicevi I see an angel, non, ma neanche un UFO faceva scalpore, cioè, e io gli faccio, comincio a dire cose strane, cosa sta vicino, mi mette una mano qua e sente un 38-39, si chiama termometro umano, ma mette la mano, fa così, va a chiamare l'ambulanza, all'unico ospedale gli dicono oggi si sposa il figlio del re e tutti devono andare al matrimonio allo stadio, e l'ambulanza è arrivata 24 ore dopo. Mi ricordo la scena, febbre sui 40, avevo una giacca, una giacchetta tibetana, sentivo così caldo che per salire sull'ambulanza mi sono levato la giacchetta, l'ho appoggiato così, ho detto a Danny, Danny aiutami a salire, quando lui mi ha aiutato a salire ho detto prendi la giacca, lui fa quale giacca, mi sono girato e era sparita, c'era sparita la giacca, mi ha ricoverato in un corridoio perché era strapieno l'ospedale e c'avevo un neon in faccia. E la prima notte mi, di nascosto mi venivano a chiedere bakshish, che vuol dire elemosina, i ricoverati, perché ero l'unico bianco. È arrivato uno con un camicione, ha tirato su in un inglese farfugliato, mi ha detto che camminava di notte in una collina lontano da Kathmandu, lui era senza fari, un camion senza fari, sono scontrati, ci ha rimesso lui, aveva uno squarcio da qua a qua, i punti. Mi ha fatto vedere, insomma non riuscivo neanche a dormire, però insomma. Poi non avevo soldi perché, ma come si diceva a Milano, uè, ti hanno fatto la giacca, cioè ti hanno. Febbre alta. Arrivano dei medici che parlano inglese, uno dice all'altro, he is nearly to die. Lui sta per morire, l'altro. Sono arrivate due amici, allora tutti gli occidentali che erano lì erano chiamati hippie, chiamiamoli due hippie, con i capelli lunghi, così, flower power, ho detto Giorgio, che possiamo fare per te? Io tra la febbre alta e tutto il resto, non avevo fame, ho detto, morire per morire, vieni dolce morte, no? Vieni dolce morte, e ho detto, andatemi a trovare una stecca di cioccolata, me la mangio tutta, piano piano. Poi ho visualizzato che a me una stecca di cioccolata mi rimaneva qua. Trovatemi una Coca-Cola, sai, alchimia occidentale, no? Cioccolata e Coca-Cola. No? Questi hanno eseguito, hanno frugato Kathmandu, hanno trovato una stecca di cioccolata svizzera, la Coca-Cola, io ho masticato a cioccolata. Poi giunto mi sono intoppata qua, ho bevuto una Coca-Cola, ho fatto il classico routine da Coca-Cola, non la bevo più, attenzione, non, però quella volta esattamente 50 anni fa, 50 anni fa, noi c'erano 70, ho bevuto la Coca-Cola, ho fatto il routine, ho fissato il neo, è saltata la luce, ho dormito 14 ore di seguito,
Mi sono svegliato, ma non era mattina, era prima un pomeriggio, non c'avevo più niente. Heal, guarito, guarito. Mi sono vestito, mi ha detto, ma dove vai? E io sono guarito. Mi hanno controllato, ha detto, sei guarito. Non ho mai capito da cosa, c'era una febbre altissima, un'infezione virale, sono guarito. Siccome conoscevo tutti amici così, ho rimediato una giacchetta, camminavo per Kathmandu, c'era una giornata, c'era la vallata in Kathmandu, vedevo l'Himalaya, la mia cara e amata Himalaya, bianca, cioè, lontano. E salutavo gli amici, no? Cioè, uno, un francese mi fa, Jojo, Milano, Milano, Milano non vuol dire no al Milan, Milano con l'accento francese, Milano, Milano, c'è un biglietto d'aereo per te, Kathmandu, Delhi, Delhi, Milano. Allora, calcolando che molti usavano allucinogeni, io no, ma dove? Nell'unica compagnia di viaggi che non a caso si chiamava Yeti Travel. Lo Yeti, l'abominevole uomo delle nevi, gli avevano dedicato un'agenzia di viaggio. A me che cosa? Cioè, è stato ricoverato 3 giorni in punto di morte all'ospedale, che cura, no? Vado là, passaporto in mano, gli dico I am Italian from Milano. E questi mi guardano con l'occhietto nepalese, no? Hanno un passaporto, biglietto. Biglietto. Io ho detto, ma scusate, no? Ma sto biglietto, chi l'ha pagato? A Milano. Allora, cosa è successo? Che ho avuto un sogno, poi noi lo chiamiamo sogno, di notte, Vincenzina, mia madre biologica, ha avuto una visione che io dovevo rientrare, solo che lì non c'erano i telefoni, se avessi scritto una lettera arrivava un mese dopo, se arrivava. Ero nella vallata di Kathmandu, Nepal. Ha avuto una visione, è andata un'agenzia di viaggio e ha detto voglio mandare un biglietto a mio figlio, dov'è? A Kathmandu. E mi ricordo che mi disse che quelli lì dell'agenzia di Kathmandu, nel 1970, no? Ma perché non c'è un volo? Fai no, c'è un volo Delhi, Roma, Roma, poi deve cambiare per andare a Milano, e a Delhi come ci arriva? Ma può prendere un volo interno, Kathmandu, insomma, Kathmandu, Delhi, esiste, poi Delhi, Roma, esiste, Roma, Milano. Quando gli hanno detto indirizzo, ho detto, ma lei è intelligente, disse, ma non c'è un'agenzia di viaggio lì? Sì, sì, la Yeti Travel, Yeti, Yeti Travel, lo Yeti, l'uomo delle nevi, no? Che esiste tra l'altro. Il mio amico Reinhold Messner sostiene che l'ha visto, ho visto dei lama che sanno gli Yeti esistono, sono come noi, pieni di peli, per il freddo. Non è che io me vado in una caverna, trovo lo Yeti come me con la copertina per le ginocchia, quello lo fanno i tibetani, che non hanno il pelo, allora devono riscaldare sempre le ginocchia, ricordatevi. Una volta quando ero bambino agli anziani gli regalavano il plaid, si chiama plaid dall'inglese, gli mettevano il plaid, lo mettevano lì, nonno che c'è? No, sì, no. Per cui partì senza bagagli, Kathmandu, Milano, altri ricoveri, allora, però sempre letti singoli, questo che volevo dire, quindi ho fatto questo video da solo, saluto la cara Thea e la cara Ludmilla che mi aiutano a fare questi video, quelli in cui ci sono loro, però ho detto, visto che molti amici e amiche, spiriti incarnati in corpi maschili e femminili, guardano questi video da solo, parliamoci one to one, uno a uno, a tu per tu, quattro occhi, due, anzi, ma perché non ci parliamo a sei occhi, tre,
più 3, 6, compreso questo. Altri ricoveri, dunque altri ricoveri, no? Lo dico? Ero a Benares. Mi sveglio una mattina, faccio la doccia, mangio, mi siedo all'uscita di un alberghetto frequentato dagli hippie che si chiamava Shanti, pace. E quelli che entravano e uscivano, i vari occidentali vestiti da yogi, capelli lunghi, teli, ma cosa fai? Ma sto aspettando una donna meravigliosa, no? Ripeto, in quel periodo in India il 98% di chi girava l'India usava sostanze chiamate psichedeliche, per cui poteva dire anche che aspettavi un UFO, gli altri dicevano, vabbè, vabbè, ma a che ora arriva l'UFO? No? Tanto che uno che è entrato e uscito un paio di volte nel corso di 4-5 ore, che ero lì seduto così, con gli occhi aperti ma seduto, mi ha detto, ma stai ancora aspettando? Sto aspettando. Incuriosito mi chiese questo qua, caro amico, ma chi è? Non lo so. Mi sono svegliato stamattina con l'idea, con la visione, con la percezione, anche col desiderio, che io mi sedevo qui e arriva una donna bellissima. E io ero lì. Verso il crepuscolo, tra le 6 e le 7, dove anche in India comincia a cadere le ombre della sera, con un rickshaw a pedali scende una con un sari azzurro, tipo la Madonna, bionda, molto bella. Io mi faccio avanti per prendere il suo bagaglio, lei paga questo rickshaw a pedali, va via. Io dico a lei, ma cerchi una stanza? E fa sì. E fa, io c'ho già una stanza. Fa, allora sto con te. Altri tempi, eh? Questi sono altri tempi. Invece ho 74. Lei fa, io sto con te. Dico, bene. Non gli ho detto, 5 ore che ti aspettavo, se no mi sembrava da maleducato, no? 5 ore, no? E mi sono svegliato nel cuore della notte e lei mi ha detto, you are magic, tu sei magico. Qual è l'unico inconveniente? Che io non mi sono accorto, perché non c'avevo ancora tutte le percezioni, che lei aveva l'epatite, per cui lei mi ha vissuto una settimana proprio benissimo, c'è l'epatite, per cui ho preso l'epatite. Allora sono tornato in Italia, mi ricordo, vivevo con i miei genitori e mia madre Vincenzina, sempre lei, che dice, hai fame? Hai sonno? Vuoi una tisana? Come stai? Sto, italiano, sto. Allora abbiamo chiamato il mio vicino di casa, Riccardo Macorini, se stai ascoltando, grazie. Poi lui ha lavorato con i tibetani, allora facciamo parte del movimento studentesco, poi ha avuto una svolta mistica con i tibetani, Medici Senza Frontiere come dottore, mi ha portato all'ospedale, mi ha ricoverato, non mi ha fatto uscire. Mi ha detto, tu hai l'epatite. Mi pare che il medico ha fatto anche lo spiritoso. Ha detto, tu non lo vedi che sei giallo?
Io pensavo che era il sole, invece ero giallo anche l'occhio, no? Effetto dell'epatite. Mi hanno ricoverato. Quando ha ricoverato me, vicino a me c'era ricoverato anche Castellaneta, che era uno scrittore, che ha approfittato del ricovero e scriveva un libro. Ho detto, certo che se lo sapevo anch'io potevo scrivere un libro, no? Ma quanto tempo devo stare qui? Ma 2 mesi. Il minimo per lasciarmi andare 15 giorni, però ogni settimana guardiamo le transaminasi, se i valori sono alti tu da qui non esci. Dopo 15 giorni io ho zerato i valori e sono uscito, però 15 giorni sono stato lì. Arrivato il primario, proprio me la ricordo la faccia, mi fa la battuta, no? Anche lì è un letto singolo, anche lì. Mi sono fatto una serie di letti singoli. Mi hanno detto che sei stato in India. Sì, che ero l'unico lei che era stato in India, nel 1974, ricoverato. Hai fatto il bagno sul Gange, mi fa, doveva essere cattolico questo, perché è andato giù pesare, fa, hai sbagliato, hai preso l'ittero maligno del Gange, io dico, l'ittero maligno del Gange, l'ittero maligno del Gange, ho preso, cioè, mica gli ho raccontato di N, questa N. Che poi nel frattempo mi aveva scritto una lettera, I love you, vieni in Inghilterra, viviamo insieme. Io ho detto I love you senza mai andare in Inghilterra, senza vivere insieme. Dopo 15 giorni sono uscito, ecco un ricovero. Poi fino al 92 è andata bene, neanche un ricovero, ma manco, cioè, 92, boh, nel libro qua. www.cerquetti.org lo trovate gratuitamente, quindi non sto a raccontare. Emorragia cerebrale. Emorragia cerebrale. Incolo con la chiara luce, il grande viaggio di andata e ritorno dall'aldilà, descrivo tutto, quindi non sto a raccontare. Poi dal 92 fino al 2016, anche lì, in America, vivevo in America, letto singolo. Letto singolo. Io pare che sono stato dalle 9 alle 10 ore in coma. Uscito dal coma, ho visto Brenda, poi leggerete nel libro chi era Brenda. Brenda poi come lavoro lei aveva lavorato per 10 anni con Armani e vari come top model a Milano. Cioè. Parigi, New York. Io sono là, gli dico, affacciati alla finestra. Erano le 9 di sera, adesso affaccia, vedi dei militari? Perché stavo avendo ricordi di vite precedenti, fa, no, militari non li vedo, allora chiudi la finestra. Ho visto che ero in una singola. Allora dico, c'è la chiave nella porta? Le fa, sì. Io ho detto, spogliati, chiudi la porta a chiave, spegni la luce e vieni a lei. Quindi, fatto la prima notte da risvegliato dal coma, in due, in un letto però singolo. Lei però dopo 2 o 3 ore si è rivestita, perché ha detto, roba che ci... cioè, se arriva il controllo, no? Però letto singolo. Non è che perché uno dice, mi porto una guaritrice, mi porto un guaritore, mi dia una doppia. Un matrimonio, no, sei singolo. Poi ed è scritto nel libro nel 92, altri due ricoveri, uno nel 2016, un altro collasso improvviso e uno a settembre del 2019. Adesso siamo nel 2020. E che cosa ho notato in ogni ricovero? L'aspetto psicosomatico. Quindi, il messaggio è, non è che noi siamo in guerra, come va dicendo qualcuno, siamo nel mondo materiale. Dove hanno pensato che i nemici
potevano essere i russi, i cinesi, nella prima guerra mondiale gli austriaci, nella seconda, ecco, la seconda guerra mondiale ad esempio è raccontata male, perché i tedeschi, i nazisti, sono stati sconfitti dagli inglesi e gli americani, ma anche dai russi. Beh, spesso molti c'erano contro i russi, tutte le basi, miliardi di euro, di dollari spesi per fare centinaia di basi americane contro i russi, che i russi hanno partecipato all'abbattimento del nazismo. Sembra che hanno partecipato solo gli americani e gli inglesi, invece anche i russi. Soldi, soldi nelle armi, armi, armi. E che cosa hanno dimenticato? La medicina, la salute, l'umanità. Quindi è vero che con gli antibiotici, che tra l'altro bisogna stare attento a non prenderne troppi, perché fanno un effetto, hanno effetti collaterali, la vita si è allungata. Ma andiamo a prendere le persone dai 60, io ho 74 anni, dai 60 fino a quando non lasciano il corpo, fino a quando non muoiono. Non stanno messi bene. Hanno diversi disturbi, quindi arriva un virus, il coronavirus, chiamato 19, ma manifestato nel 2020, che non è che ammazza di coronavirus, ammazza, uccide, muore chi ha altre patologie, si chiamano malattie e disturbi. Il momento per forza debolezza, quindi per non arrivare deboli, per non vivere deboli, è rinforzare il sistema immunitario. L'ho detto in altri video, lo dico anche in questo. E secondo me l'alimentazione è fondamentale. Ho visto che adesso tutti parlano, i medici, però molti sono anche morti. Molti medici cominciano a capire e dicono: è meglio prendere vitamina C, vitamina D, la B12, la trovate nella spirulina, che è commercio, è un'alga, è considerata dalla NASA la spirulina, perché ha forma di spirale, questa alga verde, quindi un'alga, un alimento, il più antico cibo del pianeta Terra, e lo usano gli astronauti, quelli che vanno allo spazio, perché c'è tutto. Se voi guardate, spirulina, c'è tutto. Cercatela su internet. Cominciano a dire: mangiate molta frutta e verdura. Nessun medico va dicendo in tempi di coronavirus panini col prosciutto, bistecca alla fiorentina, pollo arrosto. No, dicono: vi raccomandiamo molte dosi, molte porzioni di frutta e verdura, integratori. In altri video dove c'è il coronavirus ho dato delle indicazioni su come respirare. Allora, tutti respirano, se non muoiono, ma come respirano? Tutti mangiano, ma come mangiano? Allora, il mio consiglio è: mangia bene, quindi mangia cibo sano, frutta, verdura. Basta andare su internet, mettere ricette vegane, ne trovi tantissime. Più la roba è fresca, un'arancia, una mela, un avocado, un kiwi, una banana, fanno molto bene alla salute. Mangia bene, respira consapevolmente. Ecco, allora approfittavo di questo per dare forza, per dire una cosa importante. Imparate a respirare. Noi abbiamo due narici, queste qui. Provate a respirare così, prendete, scegliete voi se mettere questo dito o questo, o se siete sdraiati così, provate a fare un po' di inspirare
trattenere ed espirare con una narice, così. Trattenere, poi sono almeno 10 o 15. Poi 10 o 15 con l'altra narice. Perché la respirazione, che è un elemento fondamentale, è l'antica scienza dimenticata, la scienza della respirazione, quindi mangiare in modo non violento, qualità, in modo ecologico, respirare consapevolmente e meditare mentre facciamo questi passaggi. Quindi, ripeto, o seduti così, prendete un dito, o questo così, inspirare, espirare. Visualizzate all'inizio energia dentro, energia oltre l'ossigeno, prendete la famosa copertina, apriamo la finestra, no? Aria pulita. Ecco, l'unico effetto, uno degli effetti collaterali positivi del coronavirus è che c'è poco inquinamento, quindi si può fare, no? Respirare 10-15 volte, mettiamo 10 volte, come le conti? È semplice, se faccio così, chiudo, una respirazione, uno. Una respirazione è un dentro e un fuori, poi 2, 3, 4, 5 e poi ricomincio. E richiudo 1, 2, 3, 4, 5, almeno 10 volte. E poi altre 10 volte dall'altra narice. Va più in profondità. Questi sono esercizi semplicissimi del Kriya Yoga, dello yoga, ma mi auguro che chi andrà a votare d'ora in poi, prima di votare un partito, chieda di vedere qual è il programma sanitario di quel partito, quanti ospedali hanno chiuso, quante sale operatorie. Chi è che ha messo il blocco agli studenti che vogliono iscriversi a medicina? Il blocco, il numero chiuso. In una società dove c'è bisogno di medici, ci sono delle famiglie che hanno i soldi per mantenere i figli 5, 6, 7 anni con la specializzazione? No, cioè numero chiuso. Ma che cosa? Chi è stato? Chi ha impoverito la sanità pubblica, la salute pubblica? Quindi non è più una questione di destra, sinistra, vai a chiedere, vai a informarti, perché poi ti ritrovi in un letto singolo e poi queste malattie che non hanno previsto, di cui si parlava, l'epidemia, scatenano il panico. Non so se avete sentito mai parlare di Newton, Newton, in tutte le scuole dove insegnano un po' di fisica insegnano Newton. Beh, Newton, sapete che gli è successo? Che quando era studente c'è stata la peste e allora lui gli ha chiuso l'università, è andato a stare in campagna dai parenti. Ed è là la famosa storiella che dicono che stava sotto l'albero, vede cascare la mela e comincia a studiare la forza di gravità, no? Perché c'era la peste in città. Sempre nelle città dove c'è la gente ammucchiata, lì il contagio è facile. Newton, grazie alla peste, è diventato uno dei più famosi scienziati della storia dell'umanità. Quindi non si è perso d'animo. Non è che è andato là in campagna a fare povero me, no, lui è andato là curioso come quando è andato il primo giorno all'università
E ha studiato, ha visto la mela che casca, no? Perché se me la studiava, ma perché casca? Ancora oggi non si è capito perché casca, cioè la forza di attrazione degli oggetti, i meteoriti, per fortuna che noi abbiamo un'atmosfera, la Luna non ce n'ha come qua, fa dei crateri grossi così. Qui è rarissimo che un meteorite distrugga una casa. Quelle che sono chiamate stelle cadenti non sono stelle, sono sassi, sono degli agglomerati di materia che cadono. Quindi il Sole ha una forza di attrazione per cui la Terra gli gira intorno, poi intorno alla Terra gira la Luna, quindi c'è tutto un insieme di forza. Però che cosa fa il Sole? Fa parte di un sistema galattico. Che poi, se andiamo a vedere la parola galassia, viene da gala, che vuol dire latte. Perché il latte è considerato l'elemento di vita. Perché gli antichi maestri, che sono ancora vivi, e se voi andate a www.cerqueti.org, Cerqueti sono io, gratis anche questo. Io avevo desiderato regalare i miei libri post mortem, ma poi l'altro giorno ho detto, ma perché post mortem? Facciamolo mentre sono ancora pre-mortem, un'esperienza di pre-morte. Perché l'hanno chiamata galassia? Tant'è che in italiano l'hanno tradotta via lattea, sembra che in fondo c'è la latteria. Dove vai? Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, mi dico, ora, dove? La via lattea, ma quale via lattea? È la via dell'alimento universale. Cos'è che tiene insieme miliardi di sistemi planetari in una spirale gigantesca? Il prana, l'energia cosmica. E gira tutto, no? Quante galassie ci sono? Miliardi. Cioè gli scienziati che vivono in un piccolo corpo, in questo piccolo pianeta, hanno capito che siamo alla periferia, altro che la Terra al centro dell'universo. Siamo in un piccolo pianeta, in un piccolo corpo, alla periferia di una delle tante galassie, a solo 30.000 anni luce di distanza dal centro della galassia, che vuol dire in pratica 30.000 anni, vuol dire alla velocità di 300.000 km al secondo, cioè se uno mi pare fa il giro della Terra sono 40.000 km, 300.000 km al secondo moltiplicato per 60 un minuto sono 60 secondi, fai 6 volte 300.000, un minuto, poi c'è un'ora, poi 24 ore, un giorno, poi ci sono 365 giorni, per 30.000 viene fuori una cifra con numeri così, dal centro della galassia, siamo, però tutto gira, non grazie al latte, a un'energia vitale che per l'essere umano è fondamentale tanto quanto il latte, per quello si chiama Via Lattea. È la via del prana, dell'energia cosmica. Allora, questo video ti dice, non siamo in guerra, siamo nel mondo materiale, dove ci sono da sempre i batteri, i virus, i parassiti. Il nostro corpo è abitato non solo da noi, tant'è che i Veda, l'antica filosofia indiana, il corpo è chiamato la città. E ci sono degli invasori. Cioè, no, bella ciao, mi sono detto che è arrivato l'invasore. Stavolta l'invasore non è un tedesco, non è un barbaro. È un piccolo virus, piccolo, e se ti trova debole, t'ammazza,
Allora, non è meglio rinforzare il sistema immunitario invece di piangersi addosso? I giornali stanno usando il bollettino di guerra ogni giorno, quanti contagiati, quanti morti, quanti guariti. Beh, ma perché non danno consigli sull'alimentazione sana, nutriente? Perché gli dà fastidio la parola vegana, no? C'è quello lì del programma, si chiama La Zanzara, che poi l'hanno copiato dal giornale che avevamo io e altri al liceo classico Parini, si chiamava La Zanzara, no? Perché era un giornale pungente. Giornale che nel 1966 ebbe il coraggio di stampare in 850 copie all'interno del liceo classico Parini. Un'inchiesta su sesso, processo. Poi non a caso il Parini è stato il primo liceo nel mondo occupato nel 68 a febbraio. Allora hanno ripreso il nome La Zanzara e Radio 24 della Confindustria. E uno dei due conduttori ha scritto un libro, mi pare, Nazi vegani. Cioè, uno che è contro gli allevamenti industriali è nazista. Questi allevamenti industriali sono paragonati ai nazisti, gli allevamenti industriali. Quando sulle autostrade vedete questi camion pieni di maiali o di polli, quello è la deportazione. Come fai a paragonare un vegano che è contro la violenza su altri esseri senzienti, a un nazista? Eppure questo qui, Cruciani si chiama, se fa il libro, Nazi Vegani, no? Adesso sulla storia che mangi, Ippocrate ha detto il cibo deve essere la tua medicina e qua invece il cibo indebolisce. Allora adesso cosa metto a fare la predichetta? Non fumare, non bere alcol, non mangiare la carne. Sì che lo devo dire. Perché sono onesto, sono una persona onesta che ti dice: il tuo corpo è biodegradabile, ma perché lo vuoi degradare prima? Quindi noi non siamo in guerra, siamo nel mondo materiale. E visto che siamo in termini di coronavirus, farò un altro video chiamato Samsara e Coronavirus. Due parole che mai negli ultimi 73 anni e mezzo avrei mai pensato di mettere insieme, però ogni giorno il futuro è una pagina bianca. Samsara e coronavirus. Vuoi sapere cosa vogliono dire queste due cose? YouTube, Giorgio Cerquetti, video. Allora, chiudo. Non mangiare sostanze tossiche, non metterle in bocca. Agli animali, poveracci, in questi campi di concentramento, in questi elementi di usare, gli hanno antibiotici, se no morirebbero. Ormoni della crescita perché ne stanno paralizzati. Noi, io no, ma chi mangia questi animali un po' li piglia queste sostanze. Quindi il corpo va rispettato, un'alimentazione naturale, respira. Bisogna fermarsi a respirare, come ho detto prima. Fate 10 respirazioni con una narice, poi 10 con un'altra narice, contate con le dita, tanto le abbiamo le dita. E poi cercare l'aria buona, cercare di trattare bene, perché bene o male, fin quando non lo lasci, il corpo che hai è l'unico che hai. È vero che adesso fanno i trapianti, però sapete cosa fanno quando fanno i trapianti? Siccome il sistema immunitario per sua natura tende a rifiutare organi estranei, usano il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che indebolendo il sistema immunitario impedisce la crisi di rigetto.
il corpo non riconosce, chiamiamolo un corpo estraneo, un organo estraneo. Ma allora esiste questo ormone dello stress, il cortisolo? Sì. E da che cosa è dato? Non è dato dalla peste, dalla lebbra, non è dato dal coronavirus, è dato dall'informazione, dalla cultura, dalle parole, dalle emozioni. Qualcuno ha cercato durante il periodo del coronavirus di cantare dalle finestre? E qualcuno ha detto, no, ma cosa canti che è morta la gente? Ma guarda che muore tutti i giorni. Ma invece di dire siamo in guerra, lutto nazionale, ogni giorno su questo pianeta muoiono tante persone. Ma la domanda è, hanno avuto tutti il diritto alla vita? 250.000 bambini sotto i 12 anni che lavorano. Lavorano. In Congo, per prendere il coltan, no? un minerale che serve per i telefonini, sfruttati nelle miniere, bambine usate a Bangkok o altri posti orientali o in Sud America come prostitute, no? Agenzie di viaggio che ti organizzano dei viaggi per andare a violentare delle bambine in Sud America, o a Bangkok o in posti simili. Adesso che c'è il coronavirus, gli aerei non partono e le bambine non saranno violentate, ma una coscienza planetaria. Io per quanto posso dire che sono italiano, cosa mi dimentico dell'umanità? Io non sono a favore degli sbarchi, perché questi che sbarcano come minimo camminano. E chi lasciano dietro? I vecchi, i malati, gli anziani, scappano dalle guerre, ma va a vedere, scappano, punto. Quindi l'Africa va aiutata, Sud America va aiutato, le Nazioni Unite dovevano garantire a tutti accesso all'acqua potabile, un posto letto, una stanza, non dico una villa, una stanza. Adesso c'è lo slogan tutti a casa, ma a casa di chi? I posti dove si litiga di più, dove c'è più violenza verbale, in molti casi anche violenza fisica, è casa, è casa. Io quando ho vissuto con i miei genitori ho preso schiaffi che non meritavo, io. Tu l'hai presi, tu. E allora, tutti a casa, a farsi prendere schiaffi a chi? Da mamma nervosa, papà nervoso? E zia, pa, uno schiaffo pure da zia. Io ho fatto delle conferenze, poi ho smesso di dirlo. C'è qualcuno che non è, ho detto, c'è qualcuno che non è stato picchiato da genitori o dai parenti? No, non alzi la mano chi è orfano, no? È perché ci sono orfano, i miei genitori sono morti, non mi hanno mai picchiato. Allora, tutti l'hanno presa, tutti. Compreso il regista qui che sta sorridendo dietro la telecamera, le han prese. State a casa, non si va più a pregare Dio per andare in paradiso, no, state a casa, no. Ma la cosa più, così, il Papa a piedi con la scorta esce al Vaticano, va in due chiese di Roma, quando dicono a tutti stare a casa, no, lui esce e va in una chiesa a pregare Dio di fermare il coronavirus. Ma chi l'ha creato? Ma quando nella Bibbia si legge che in sei giorni, poi dicevo, oh, i sei giorni ha creato tutto, il settimo si è stancato perché si è riposato il settimo giorno, no? Ma ha creato anche i virus? Ma chi l'ha creato questi virus? Bisognerebbe chiedere a Santo Padre. Io queste domande le facevo all'oratorio, le facevo al catechismo. Anche amato mia madre, Giorgio è un bambino d'oro. Cominciano sempre così, no? Giorgio è un bambino d'oro. Io non sapevo di essere d'oro, però
fa troppe domande. Giorgio, un bambino d'oro fa troppe domande. Io allora mi sono messo a fare studi per conto mio e dico: non siamo in guerra, siamo nel mondo materiale. Volete sapere cos'è? Guardatevi Samsara e coronavirus. Io sai cosa ti auguro? Di mangiare cibo non violento, respira consapevolmente e frequenta le persone giuste. Le persone giuste sono quelle che ti permettono di esprimere liberamente la tua gioia di vivere, il tuo amore per la vita. E sii credente, ma credi in te stesso, credi in te stessa. Hai notato che ho fatto il video da solo? Vabbè, con l'aiuto loro, logicamente. L'ho fatto da solo perché qualcuno dice: beato te che sei in compagnia qua, e io sono solo. Stavolta era one to one. Hare Krishna.